Ugo! Allora, ti concedo 20 secondi di udienza. Dei! Mi sono innamorata di un altro uomo! Vabbè, ora hai detto e vai, vai che c'è la partita. Ho già deciso, Ugo. Resto con te. Perché ti stimo moltissimo. Sono fortunati, sì, ma... Beh, che piacere, che onore, Marco, questa mattina ospitare Milena Vukotic, che è un monumento istituzionale. Buongiorno. Davvero del cinema, grazie, e della cultura, grazie, italiana, grazie. Un'attrice iconica. Quella che abbiamo visto era La Pina di Fantozzi, ma insomma tantissimi sono i ruoli interpretati da questa straordinaria donna, dotata sicuramente di grandissima eleganza e di grazia, che sono virtù non comuni, davvero. Troppo, no, 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 mai abbastanza. Figlia di un diplomatico, di un commediografo, sua madre era una pianista, quindi probabilmente anche un po' figlia d'arte, Milena Vukotic. Ma che sogni faceva quando era bambina? Come? Che cosa sognava di diventare, Milena, bambina? Ma io sono vissuta in un ambiente artistico, insomma, in cui è stato abbastanza naturale per me entrare nel mondo del teatro, del teatro e del cinema, perché è una cosa che ha nutrito un po' tutta la mia infanzia e sono stata molto privilegiata. Non ha mai pensato di diventare una ballerina, perché Milena ha studiato danza anche, danza classica. Sì, sì, questo perché avevo un fisico, ero molto magra e mia sorella insisteva, diceva che io dovevo studiare la danza e così è stato. Ho cominciato a Londra. E... I suoi esordi da attrice quali sono stati? I miei esordi? Beh, dopo 5 anni di conservatorio a Parigi, poi un anno all'opera, ho cominciato a entrare nelle compagnie ed è stata la mia professione per qualche anno. E da ballerina? Sì, 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 sì. E però c'è un lavoro che l'ha, diciamo, folgorata, no? All'inizio della sua vita, e Fellini. Sì, sì. E ho cominciato a pensare così al teatro, al di fuori della danza, dopo che ho visto La Strada. La Strada l'ho vista in Francia, a Parigi, e da lì posso dire che Fellini mi ha un po' aperto a un'altra... ha un'altra espressione che è quella che, nella quale io mi ritrovo oggi e che ha nutrito tutta la mia, il mio percorso. Quella di attrice. Senta, lei è la signora Pina, eh? Il volto iconico proprio del film di Fantozzi. Io le posso dire una cosa, che quando la vedevo guardando i film di Fantozzi, mi suscitava una straordinaria tenerezza, perché era veramente una vittima, sì. Era una vittima di un marito che era a sua volta un'altra vittima, ma insomma ricordo quando Fantozzi la manda a fare le vacanze fuori stagione in montagna e la abbandona con la figlia lassù. Ma lei che ricordi ha di questa lunga, peraltro, esperienza di film con Paolo Villaggio? Ma ho un ricordo molto importante, perché l'incontro con Paolo e questa serie di film che ho fatto con lui, sempre con questo personaggio che cercato di arricchire, di farlo mio, perché
E questa è la parte anche molto bella del nostro lavoro, no? Di poter continuamente reinterpretare. E il fatto di aver incontrato Paolo e questo suo sguardo così feroce e ironico sul mondo è stato molto importante, mi ha anche arricchito per tutto il resto dei personaggi che ho sviluppato, che ho cercato di... Poi mi piace molto di cambiare, di essere, di avere la possibilità di fare vari caratteri, che mi sembra la cosa più interessante nel nostro lavoro. E Giulietta Masina? Giulietta è stata una grande, grandissima complice e amica, perché poi avendo avuto 3 incontri con Fellini, sempre in piccole cose, Giulietta, però non si può parlare di Fellini senza che Giulietta sia lì. E ho avuto anche lì la possibilità di avere con lei un rapporto anche di amica. Ci siamo incontrati, lei faceva una cosa e io facevo un'altra a Milano, alla televisione, e ho sempre avuto in lei una persona che mi ha consigliato, che mi ha aiutato, e poi abbiamo avuto questi belli incontri con lei, con Federico, erano venuti anche a casa mia, con Paolo e Maura. Una grande fortuna, perché al di fuori di quello che può essere una collaborazione, diciamo, lavorativa, c'è stato anche un rapporto umano molto, molto grande. Ed è per questo che ha deciso di omaggiarla nella edizione 2019 di Ballando con le Stelle. Ballando, sì. Ha rifatto Gigi Refrain. Quando ho fatto, diciamo, Ballando, ho chiesto se era possibile di il primo pezzo, che erano 9, mi pare, le serate, e di dedicarlo a Giulietta con il Ginger e Freddy, insomma. Ce lo vediamo, ce l'abbiamo, lo vediamo. Fantastico. Bravissima, bravissima, bravissima. Ma quando, io penso che quando si ama quello che si fa, la cosa viene fuori. Senta, cioè, lei è stata la moglie di Fantozzi, è stata la moglie di Nonno Libero, ma è davvero la moglie di Alfredo Banfi. Baldi, che è un noto storico del cinema, è questo amore che è sbocciato da grandi. È sbocciato da... sì. Più in là, e credo che sia una cosa molto positiva il fatto di incontrarsi a un certo punto della vita, perché si è più, non so se si è più saggi, ma si è più coscienti, e si può godere forse ancora di più di un incontro che è molto importante. Gli incontri sono importanti. Non siamo fatti per vivere soli. Sì. Quanta verità. Sì. Grazie davvero, grazie. Milena Vukotic, per essere stata con noi. Appena finisce la pandemia, una battuta, che cosa farà appena finisce la pandemia? Ma io voglio rimettermi in forma,
riprendere a studiare, riprendere a, anche fisicamente, perché credo che questo sia la base proprio del nostro vivere in una maniera più importante, cioè nutrire il nostro cervello. Bene, benissimo. Grazie. Grazie davvero per essere stata con noi. Buon lavoro, naturalmente.